Piazza Channel, siamo al Pala Iper dove si è appena conclusa la seconda giornata organizzata dall'Astro Skating, che ha presentato una edizione magnifica, straordinaria dei Promessi Sposi. È il secondo anno che viene presentata questa coreografia organizzata, diretta da una grande coreografa qual è Paola Biella. A sua sorella, alla presidente dell'Astro Skating, vale a dire alla dottoressa Luisa Biella, chiediamo un parere dopo questa grande fatica che ha portato centinaia di spettatori tra ieri e oggi qui al Pala Iper. Bene, siamo particolarmente contenti perché in questa edizione abbiamo visto movimenti corali e le tematiche storiche e sociali del romanzo del Manzoni. E i gruppi e i personaggi credo che abbiano proprio messo in campo tutta la loro maestria tecnica e soprattutto interpretativa, proprio trasmettendo, penso proprio agli spettatori, quelli che sono i sentimenti e le situazioni reali del romanzo. E certo c'è da sottolineare l'eccellenza del campione del mondo Roberto Riva tra i protagonisti, affiancato però da uno staff di, noi li chiamiamo artisti sui pattini, che sicuramente ha emozionato tutto il pubblico che è intervenuto. Il termine artisti è quello che io ho avuto il piacere, come voce narrante e presentatore, di sottolineare in queste due giornate, sia ieri sera che oggi pomeriggio qui al Pala Iper, perché veramente, al di là di quello che è l'impegno sportivo di atleti, questi pattinatori hanno saputo, dal più piccolo al più grande, grande in senso di età e come titolo, come ricordava la presidente Luisa Biella, Riva ha veramente superato ancora una volta se stesso con grande interpretazione con tutti gli altri artisti in questo Promessi Sposi, che quest'anno aveva una valenza particolare, veramente attuale, vero o no, signora Biella? Sicuramente, abbiamo voluto sottolineare l'aspetto del lieto fine, che forse è uno di quelli più trascurati del romanzo. Quindi il lieto fine è il matrimonio che alla fine viene celebrato e quindi il senso della famiglia che si forma, Renzo e Lucia che si sposano, e quindi in questa atmosfera gioiosa e allegra e serena che conclude tutto il romanzo. Concludiamo sottolineando la bellezza delle scene, alle nostre spalle il simbolo dei Promessi Sposi, bellissima la scelta musicale, grande e molto efficiente lo staff messo in campo dall'Astro Skating, e nell'edizione di oggi c'è stata anche un'esibizione del freestyle che darà l'appuntamento qui al Pala Iper nei giorni 6, 7 e 8 luglio per i campionati italiani di freestyle organizzati dall'Astro Skating. L'Astro Skating sarà presente insieme a decine di altre società al Festival dello Sport il prossimo fine settimana organizzato dall'USM, Autodromo di Monza.